Incontriamo Paolo Manzan nella sua azienda agricola Nonno Andrea a Villorba, in provincia di Treviso. Paolo, sei anche fresco di mandato come presidente del Consorzio di tutela del radicchio. Sì, radicchio rosso di Treviso, IGP e variegato di Castelfranco. Due prodotti che appartengono alla stessa famiglia, ma che seguono due strade diverse. La prima, il radicchio rosso di Treviso, ha un procedimento particolare, il secondo, il variegato di Castelfranco, viene praticamente raccolto in campo e lo consumiamo fresco, normalmente crudo. Io mi soffermerei soprattutto sul radicchio rosso di Treviso tardivo, perché ha un procedimento particolare che non tutti conoscono. Diciamo che viene piantato alla fine di luglio, non c'è tantissimo, non ha bisogno di tantissimi trattamenti perché è un prodotto forte, però diciamo che l'atteggiamento della mia azienda agricola è quello di rispettare la biodiversità, per cui già nella preparazione del terreno utilizzo tantissima sostanza organica e anche dei concimi naturali micorizzati, in modo che il terreno si autodifenda in modo naturale e quindi si abbia una produzione che alla fine ho scoperto anche più redditizia e meno costosa. Il radicchio di Treviso continua la sua vita fino alla fine di ottobre, primi di novembre e da disciplinare dobbiamo appunto aspettare i primi di novembre e anche le due brinate, perché le brinate fanno sì che ci sia una induzione a freddo per cui il radicchio si addormenta e questa è una fase molto ma molto delicata e importante. Il radicchio si è addormentato, noi andiamo a raccoglierlo durante l'inverno, c'è una prima mondatura e viene messo legato in mazzi o messo in cassette. Queste cassette poi vengono posizionate in grandi vasche dove scorre acqua di risorgiva che ha una temperatura di circa 14-15 gradi. Ne viene immerso solamente il colletto della radice. È importante questo perché questa sensazione di caldo che gli dà l'acqua al radicchio lo fa risorgere, un po' un imbroglio che noi gli diamo, gli facciamo credere che sia arrivata la nuova primavera. Quindi da un bruttissimo anatrocolo si trasforma poi in un bellissimo cigno quando questo ricrescendo riforma un fiore particolare che appunto noi andremo a consumare. È questa la fase più importante della nostra produzione e del nostro preziosissimo radicchio, che negli anni da semplice ortaggio, normalmente cibo per i poveri, si è trasformato in una specialità, che poi in cucina trova veramente un utilizzo a 360 gradi.